Benvenuti ad una nuova edizione con TG10.it. Queste le notizie di oggi. Un atto di indirizzo regionale chiaro per rendere il dovuto riconoscimento ai lavoratori colpiti da patologie d'amianto lo hanno chiesto l'amministrazione comunale di Gela e l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto a Palazzo dei Normanni qualche giorno addietro, nel corso di un'audizione congiunta nelle commissioni Ambiente e Servizi Sanitari. All'incontro sulle problematiche delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, per il comune di Gela hanno preso parte il sindaco messinese e l'assessore al territorio e ambiente siciliano. Non possiamo continuare a definirci città sfortunata, ha detto il vice sindaco siciliano. A Gela, nonostante più di 50 km quadrati tra terra e mare siano siti di interesse nazionale, da 25 anni non si esegue nessuna bonifica rilevante sul territorio. E oltre a danno la beffa di vedere il mancato riconoscimento del contributo amianto per gli anni successivi al 1992, come se per legge si potesse d'incanto farlo sparire nel nulla. Presidente della Commissione Ambiente e Territorio all'ARS, Giampiero Trizzino, ha concluso l'audizione annunciando una risoluzione per il completamento urgente dell'ufficio regionale amianto a corto di personale. A breve sarà chiesto un tavolo congiunto tra l'assessorato regionale ed il Ministero della Salute, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali. È stato pubblicato al Comune di Gela l'avviso per la ricognizione sullo stato attuale delle associazioni animalisti presenti nel territorio. A renderlo noto è l'assessore comunale Pietro Lorefice, che preannuncia azioni per pianificare interventi in materia di benessere animale, prevenzione e repressione del randagismo. Non perseguire scopi di lucro ed operare nel territorio comunale sono i requisiti necessari per presentare domanda in carta semplice all'ufficio protocollo generale entro e non oltre il 30 novembre prossimo. All'istanza deve essere allegato una serie di certificati relativi all'associazione, alla sua attività e ai vari suoi volontari. Maggiori dettagli possono essere richiesti agli uffici comunali del settore ambiente in Viale Mediterraneo. 13 novembre è stata e sarà ricordata nella storia come ciò che accadde in America l'11 settembre del 2001, l'attacco dei musulmani dell'ISIS all'Europa. La nostra redazione a tal proposito ha voluto pubblicare sul nostro portale indirizzo www.tg10.it uno speciale con alcuni video tratti dal web che mostrano una cronostoria iniziata proprio il 13 novembre con le immagini dell'attentato, che sono molto forti, che sono state registrate da alcuni cittadini francesi in presa diretta proprio durante il momento delle esplosioni. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione di TG10. Oppure potrete comodamente consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.